Buongiorno a tutti da Gerardo Paterna per Realtor TV. Anche oggi abbiamo un ospite speciale, come tutti gli ospiti che abbiamo in trasmissione, nelle puntate che registriamo. Oggi intervistiamo di fatto Massimo Costantino Macchitella, direttore generale di Unicredit Subito Casa. Massimo, Buon pomeriggio a grazie, tutti, grazie mille per grazie. la tua disponibilità. Benissimo, allora. Tre domande canoniche. Quando avrai da dire qualcosa di incisivo al mercato, quella è la tua La telecamera. Benissimo. utilizzeremo volentieri. Allora, cominciamo subito a dire, ma sei davvero sicuro che sia stata la scelta giusta quella di avventurarsi, nella palude del settore delle intermediazioni immobiliari per una società come la vostra che arriva da un contesto riconosciuto, ma soprattutto molto normato e legato agli standard? Ma io sono assolutamente convinto di sì, nel senso che secondo un'opinione che ci siamo formati ascoltando i clienti, ascoltando il mercato, l'intervento di un operatore grande e proprio strutturato, proprio che con quei processi che tu citavi prima, fosse richiesto dal mercato. E quindi noi ci siamo fatti questa convinzione. Mi piace anche dire che però noi non è che una mattina ci siamo alzati e siamo voluti entrare nel mercato della mediazione immobiliare. Il progetto è più articolato a livello di gruppo, ed è partito dal progetto della banca di allargare la consulenza su tutta la ricchezza del cliente. E sappiamo che la ricchezza immobiliare è la componente più importante della ricchezza in generale, ma in Italia in particolare. E da qui possono scaturire delle occasioni, delle opportunità che noi abbiamo voluto catturare, in modo da seguire il cliente passo passo, senza abbandonarlo, diciamo, in questo percorso consulenziale. Quindi un intervento coerente, Assolutamente. diciamo bene. Allora, siamo a fine del 2015, Sì. quindi parliamo già dei progetti per il 2016. Che tipo di politica commerciale intenderà adottare per l'anno a venire Unicredit Subito Casa rispetto a quanto ha già fatto, Noi nel ecco, nell'ultimo. 2016 intendiamo decollare, diciamo. Noi nel 2014 è stato un po' il pilota, 2015 abbiamo cominciato ad operare concretamente, diciamo, cominciando a generare transazioni, interesse, manifestazioni, annunci, eccetera. Il 2016 è l'anno della rampa di lancio in cui vogliamo quantomeno raddoppiare l'attività del 2015 e soprattutto quello che ci interessa di più, arrivare a sensibilizzare tutta la nostra rete della banca a catturare l'interesse dei clienti. Abbiamo visto che dove, ovviamente, come tutte queste iniziative non partono immediatamente con la stessa velocità dappertutto, ma in diverse aree nostre commerciali, dove la sensibilità è stata maggiore e dove si è sviluppata prima, la macchina ha funzionato, cioè abbiamo avuto soddisfazione del cliente, abbiamo avuto sensibilità del cliente verso l'importanza dei servizi erogati e abbiamo avuto anche soddisfazione degli agenti che ci assistono in quei territori, Ecco. che hanno apprezzato il valore anche per la loro professione che attraverso questo meccanismo siamo riusciti a generare. Quindi anche per gli agenti immobiliari un'opportunità legata a Allora, questo io la cosa progetto. che ho sempre detto, e la preciso perché poi leggo sulla stampa e quindi probabilmente le informazioni poi non arrivano Certo. nitide fino alla fine. Ho letto molto spesso che questo progetto era nato per riconvertire personale in esubero della banca, l'ho letto quindi più Anche per volte. trattare i vostri immobili in E sofferenza, per no? trattare, per fare le due Sì, cose, io ho degli immobili in ok. sofferenza, diciamo, degli Dell'esubero, esuberi, ok, faccio. no, l'uovo di Colombo, li metto insieme e faccio un'attività di intermediazione. Io vorrei citare il numero degli agenti immobiliari attualmente dipendenti, zero. Quindi noi abbiamo 600 agenti immobiliari indipendenti, professionisti che stanno sul territorio, che quindi in Unicredit Subito Casa hanno la possibilità, non è né un obbligo, né ognuno fa le sue valutazioni, è una delle modalità attraverso le quali possono svolgere la loro attività. No, esiste la professione individuale, esistono il franchising, esiste Certo. eccetera. Noi siamo c'è un'ulteriore modalità attraverso la quale si possono catturare delle operazioni. Sugli immobili in contenzioso, anche qui, noi gli immobili che abbiamo attualmente, di cui abbiamo acquisito incarico e che abbiamo pubblicato su internet e che proponiamo in vendita, sono esclusivamente immobili dei nostri clienti, quindi di nostri clienti in bonis, quindi non di immobili relativi ad azioni esecutive. Quindi queste due cose le voglio dire perché chiariscono, sgombrano il campo da possibili equivoci che ci potrebbero essere. In tutto questo ambito, è un'opportunità, tu chiedevi, per gli agenti immobiliari? Secondo me sì, perché noi quale sarebbe il nostro obiettivo? Intercettare
intenzione di vendita e di acquisto dei nostri clienti, sensibilizzarli sulla necessità e opportunità di affidarsi a un servizio professionalizzato. Molti clienti pensano, a torto o a ragione, io registro quello che i clienti pensano, certo, che l'intermediazione sia un servizio inutile, che tanto loro da soli vanno e si vanno a cercare la casa, b, che quindi pagare una provvigione a un intermediario sia una spesa che si può benissimo evitare. Ebbene, quello che si deve fare invece sensibilizzare il cliente sul fatto che una provvigione è sacrosanta, perché corrisponde a un servizio di qualità. Però per fare questo bisogna riempire di contenuti, bisogna seguire dei processi, bisogna spendersi sul mercato. Ecco, quindi diciamo che hai già risposto parzialmente alla terza domanda, che era: qual è secondo te la ricetta, no, prioritaria per favorire lo sviluppo del settore dell'intermediazione immobiliare? Completo l'altro pezzo, esatto, di prima. La ricetta è generare valore e farlo percepire al cliente. Tant'è vero che noi chiamiamo sui biglietti da visita dei nostri agenti immobiliari, c'è scritto consulente immobiliare, perché l'agente immobiliare non deve essere più considerato dal cliente come un senzale, permettetemi, sì, di usare questo termine, è un individuo che mette in contatto le controparti, ma che assiste il cliente, lo indirizza, verifica l'immobile che abbia una qualità di un certo tipo, può erogare, noi abbiamo tutta una serie di cose che stiamo strutturando, erogare un servizio per esempio di sistemazione dell'immobile che ha delle anomalie. Io ti faccio un check-up dell'immobile, certo, trovo che ci sono delle anomalie, ti consento di poterle sistemare. Sì. Fare del rendering per vedere come quella casa si potrebbe trasformare, stimare i costi, cioè fare, sì, un servizio vero e proprio che, attenzione, a questo punto poi non riguarderà solo coloro i quali vogliono comprare o vendere, ma anche uno che si vuole tenere l'immobile e lo vuole valorizzare. Quindi la torta si allarga. Sì, la parte consulenziale, quindi. Esattamente, noi vogliamo sviluppare la parte consulenziale. Un problema che tutti sul mercato hanno, le stesse banche hanno avuto e continuano ad avere per certi servizi. Il problema non si crea, non esiste nulla che sia caro o a buon mercato, in generale o in assoluto. È sempre un discorso in virtù del quale, cioè, se uno spende 900 euro per comprarsi un telefonino, e sapete a quale telefonino mi riferisco, no? Evidentemente ritiene che li valga tutti quei 900 euro. Può darsi che un cliente su un telefonino che costa 300 non li spende, dice che è caro, perché ritiene che quel telefonino si potrebbe comprare a 100. Quindi è tutta una questione fra valore espresso e percepito, non basta, sì, il contenuto, lo, certo, devi anche trasmettere, certo, al cliente, e quanto il cliente è disposto a spendere. Noi vogliamo colmare questo gap. Uno, vogliamo dire al cliente: attento che non affidarti a un professionista è pericoloso e ti espone a una serie di rischi, okay, e che ti possono costare molto di più di quanto ti costa una provvigione, che quella provvigione non stai remunerando una messa in contatto, stai remunerando la messa in contatto, stai remunerando il supporto, stai remunerando una serie di servizi che ti metto a disposizione, e quindi attraverso questa attività, lo dico con grande serenità, elevare la percezione di questa professione sul mercato. Bene. E quindi far fare più transazioni intermediate. Noi ovviamente, no, dato che non, chiaramente, notoriamente non siamo delle samaritane, è ovvio che lo vogliamo fare per anche attrarre affari per quanto ci riguarda, ma io sono convinto, e lo dico in maniera molto serena, che tutto questo porterà un beneficio alla categoria immobiliare in Italia, sicuramente. Bene, bene. Un ultimo aspetto, riceviamo richieste da alcuni agenti, ma come facciamo a candidarci per convenzionarci con Unicredit Subito Casa? Cosa possiamo rispondere? Con grande, diciamo, realismo e franchezza, nel senso che noi oggi abbiamo un network di 600 agenti, sì, fra l'altro che sono già più che sufficienti rispetto alle ambizioni che abbiamo per il 2016, okay, no? Sì. Quindi potrei dire mandate un'email alla casella eccetera, ma in questo momento voglio, sì, dire, noi abbiamo fatto anche un piccolo turnover, per cui sarebbero degli agenti lì che non avrebbero poi massa critica per cui lavorare. Nel momento in cui noi avremo necessità di espandere la rete, sì, ci faremo vivi, no, nei modi d'uso, sì, per sollecitare delle candidature. Benissimo, grazie mille Massimo. Allora, grazie a voi. Benissimo, allora ci risentiamo alla prossima occasione con un altro ospite. Da Gerardo Paterna, Realtor TV, un saluto. Un saluto a tutti.